la steppa dell'Aurora per il semplice motivo che da manuale tutte le leggende partono da qui. Ok. Io non ho mai avuto incidenti con loro. No. È il tutorial in pratica. Sì, questa sarà l'avventura tutorial, ma giusto così, anche perché sarà scritto comunque sulla playlist di YouTube, questa campagna si intitolerà Lorda. 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 Ah, Lorda nel senso di quella donna è Lorda? Cioè sporca? Non no. Mi prendo il tempo di rispondere. Lorda, Orda. State guardando a vostro rischio e pericolo il video, che cazzo volete? Vi dico le regole della vostra vita, o meglio quelle decise dagli orchi, che comunque sono abbastanza condivise. Vita crudele. Sì. Che vi permetteranno di avere un punto eroismo extra, se le completate tutte e sette. In questa sessione. Uno, se vuoi ottenere qualcosa, prendila con le tue mani e difendila. Due, la via del... porca puttana di nuovo. Due, la via della forza è giusta, la via della forza indica il sentiero da seguire. Tre, l'onore e il disprezzo della debolezza sono ciò che ci distingue da... sono ciò che distingue il popolo oscuro dai pelle bianca. La debolezza è in ogni sua forma, giusto? Cioè, niente da dire, io posso considerare qualcuno debole perché è più stupido di me. O posso considerare qualcuno debole perché altrimenti secondo questa cosa un troll è stupido, tu lo insulteresti e poi saresti morto. No, intendo dire debolezza nel senso chi non sa combattere. Debolezza sono quelli che cadono a piangere quando un orco gli stacca la testa dei compagni di fronte. Ok, in quel senso, quindi una debolezza in tipo priestess di Goblin Slayer. Ok. No, ma intendo dire, non è tipo debolezza, tipo Kill the Witch. Lui è un goblin e magari però non è un distruttore, è un incursore e quindi è più debole, cioè proprio perché... No, è proprio di carattere, se si debole... Ok, è debole di carattere, non di fisico. C'è paura delle e cose. E poi gli incursori vanno a far esplodere le cose, giusto? Non credo che uno così sia... Sì, sì, no, è debole di carattere, però cioè sarebbe forte di carattere, però sarebbe forse debole fisicamente, sì. È quello che dicevo. Va bene. È considerato abbastanza letteralmente di solito, però... forte e in termine generico. Mm-hmm. Ah, by the way, meglio specificarlo, però, cioè, se state guardando questa cosa e non avete idea di cosa sia Scagli di Drago, io non ci ho sbatto di spiegarlo tutto. Compratevi il manuale, pezzetti. Stanno interpretando ovviamente le creature mostruose. Aiuterete il canale. Proprio. Certo. Dovremmo farlo. Magari chi poi iscritto lo compra. Interpreterete fanno prima di comprare questo. No. È vero, comprate tutto il manuale. No, è bastardi. Perché c'è. Il link Amazon affiliato. Potete tacere, grazie. Voi siete ovviamente il popolo oscuro, cioè i cattivi del fantasy generico. Fine. Okay. Però il motivo per cui questi giocatori. Non fare se muore con il dado, per favore. Dovrebbe andare bene giocare dei personaggi cattivi è che i pelle bianca, cioè tutte le razze frufru del fantasy normale, cioè i nani, gli elfi, gli umani, i nani frufru, mica tanto. Tu non hai idea, lascia stare. Sono anche loro dei grandissimi bastardi che hanno praticamente sterminato il popolo oscuro 300 anni fa per ottenere le anime per guidare, alimentare i loro mecha scesi dal cielo, perché questo è un gioco scritto dal Curte e se non ci sono i ciao, mecha Curte. Il Curte saluto al non Curte. È contento, esatto, il Curte vive ogni volta che scrive la parola saluto mecha Leo, vive però. Un anno in più, ciao, certo. Ci dispiace Leo per il tuo nome su questo manuale. Però i miglioramenti che hai apportato sono... L'ha letto lui il manuale, noi non abbiamo letto un cazzo, quindi no. Ce ne sbattiamo il cazzo, Leo, Sono 300 cazzo di pagine, quindi... Ok. 4! 300. Una vita priva di onore e vissuta debolmente non ha alcun valore. 5! Segui chi ti ha dimostrato di essere più forte, oppure battilo e imponi la tua direzione. Tu. Quindi in questo caso tu sei dimostri debolezza, probabilmente loro due, anche lui, possono... Possiamo dimostrare violenza, ok. Con uno in violenza, quindi sono... diciamo che la leadership del gruppo potrebbe shiftare molto in fretta se okay. Solo fai un passo falso. 6. Esprimi quello che pensi, abbi il coraggio di lottare per imporlo oppure taci.
Quindi non dovete per forza. Beh, ma aspetta. Qui non devi per forza uccidere qualcuno che ti ha mandato a cagare perché gli hai chiesto se aveva un camaleonte. Puoi anche tacere. Ma questo non fa. Puoi anche tacere. Assolutamente no, mi ucciderò così. 7. Non temere, non supplicare, non indietreggiare mai. E questo è probabilmente il motivo per cui avete perso la guerra delle anime. Scusa, sto pensando al fatto che io letteralmente sto camminando all'indietro. È vero. Sì, perché sei seduto. Inoltre voi due avete la sete di sangue e la furia brutale, quindi quando vedrete dei pelle bianca diventerete particolarmente bastardi. Aggressivi. Sì. E otterrete dei danni bonus se li uccidete in maniera creativa e crudele. A me piace uccidere in maniera creativa e crudele. Sì, ma non è, è per, era quella roba. È per gli orchi, i troll e i goblin. Okay. Allora sì. Merda. Anche per i camuffamenti. Se siete in presenza e noi dobbiamo nasconderci, dovete tirare che mantenerli. Te te l'ho dato solo in via del tutto eccezionale, ma solo se affronti dei fedeli di diavolo. No, mi credo dire, ho dei dadi per nascondermi o roba del genere. Se usi il passo dello spettro, okay. Hai numero minimo 15 a nasconderti. Wow! Però devi fare almeno 15. Ah no, ma intendo dire, cioè, quelle razze lì hanno dei dadi extra se affrontano... Proprio generico, sì. Le altre razze non hanno dadi no. extra. Ok, era quello che volevo sapere. No, qui è molto differente da una razza all'altra comunque. Okay. È anche il motivo per cui vi ho dato soldi diversi a seconda del vostro background. A lui non volevo neanche darli, però non mi facevano bene. Giusto, tu ce l'hai la tasca nella tasca della tasca? Non credo. No. Non ho tasche. Non hai tasche. Non è un goblin... di quelli... acculturato. Non è... No, ai suoi simili fa schifo. Ha la rabbia, la rabbia. Diciamo che la... Letteralmente la rabbia. Poi abbiamo anche due pacchetti di popcorn, eh? Ok. È un animale rabbioso, l'abbiamo capito. Animali di essere tranquilli. A me non piacciono i popcorn. Ok. Ecco, non guardate più questi video, lui ha detto che non piacciono i popcorn. E l'ho ripetuto perché magari non si sentiva. Allora, vi do giusto l'incipit e poi vi lascio alla vostra... È vero, eravamo alle piane, stavamo andando alle piane. Siete attualmente a sud. Dunque, questi sono i personaggi. Avevo detto le piane del ferro, non mi ricordo esattamente come si chiamano, però chiamiamole così per ora, che non è l'altopiano del ferro, che è un'altra cosa specifica. Giustamente non è neanche... Prateria del metallo, ecco come si chiama. Siete poco a nord dello stretto delle Zanne, che è lo stretto che collega le Terre Oscure da Verdemare, cioè la zona del continente abitata dai Pelle Bianca. Vedi perché odio fare queste cose? Perché tu ci senti in background che fai... No, sto pensando a come introdurre il mio personaggio, ho paura di farlo morire. Distrae in maniera terribile. Non guardarmi! Ci ho provato, però poi ti noto e vedo che fai cose. Vabbè dai, devo mantenere la calma. Cioè adesso non posso neanche più ridere. Sì, madonna. Infatti. Bene, finita la sessione, siamo troppo incazzati per come... No, sul serio, riprendiamoci un attimo e cerchiamo di giocare bene, per l'amor del cielo. Prateria del metallo, appunto siete vicini alla foresta di Verde Artiglio, che non mi ricordo di aver letto nel manuale, però pazienza, e state vi state dirigendo verso la steppa dell'Aurora, che appunto è la zona più civile di queste regioni, è dove si stanno tutti gli orchi, zanne nere e tuoi simili. Quindi ci stiamo avvicinando o allontanando al confine con gli umani? Vi state allontanando. Okay. Una mappa, davvero? Sì. Sì. Madonna. L'ho mandato anche sul gruppo. No, aveva detto che lo mandavi. Però non l'ho fatto perché prima o poi lo farò. C'è una mappa, chi sa leggere di noi? Tu e lui. No, nella storia, che devo dire anche. Sì, state passando vicini al Monte Forato anche, che è un gigantesco monte pieno di buchi da cui si dice che abbiano avuto origini i troll. Ah, e appunto, tipo le Crystal Gem. Vi state dirigendo verso... la steppa dell'Aurora alla ricerca di lavoro, qualcosa. Okay. Tu sei andato subito a sud per cercare pelle bianca, però non hai avuto molta fortuna e hai trovato un po' di elfi corrotti e di orchi, appunto dove hai incontrato lui, a sorvegliare la zona che ti hanno detto è meglio se te ne vai. Quindi adesso... Voi che cosa state cercando? Perché da quello che abbiamo capito tutti
tutti cercano distruzione, sangue perversione. E io cerco solo distruzione, sangue e morte. Quindi un lavoro, se cerchiamo un lavoro lo